bene. Lascio la parola subito a Luigi. Sì, grazie Marco, buonasera a tutti. Ma grazie dell'invito, innanzitutto è sempre una bella occasione di discussione. Ho due valentissimi esponenti dei conti comunali, quindi immagino che dopo parliamo anche di finanza locale, e che diciamo contiene alcune delle novità secondo noi più significative dell'ultima legge di stabilità, dal decollo dei fabbisogni standard, dalla sostituzione del patto di stabilità che era in vigore da 17 anni e che abbiamo sostituito. Quindi quello magari parliamo dopo. Io questi 5 minuti, prima appunto di cedere la parola a Stefano e a Silvia, cogliendo la sollecitazione di Marco, crescita, occupazione e debito, quindi cosa la legge di stabilità prova a fare su questi due temi. Dico due perché crescita e occupazione sono un tema solo, nel senso che forse uno degli equivoci più importanti degli ultimi mesi, ultimi anni, è stato che ci fosse un modo per far risollevare l'occupazione che non sia la crescita economica. Non c'è. L'unico modo per risollevare le dinamiche occupazionali e per abbattere ulteriormente il tasso di disoccupazione è la crescita economica, ma questo qualcuno fa finta di aver capito male, ma è stato sempre chiaramente detto. Il punto qual è? È che bisogna essere pronti, anche quando la crescita tornerà, e in parte è già tornato, sta tornando, a far sì che il mercato del lavoro tenga dietro alla crescita. E questo è possibile solo riformando profondamente le istituzioni del nostro mercato del lavoro. Questo era il compito del Jobs Act. Jobs Act da solo non poteva di per sé creare occupazione laddove non c'è crescita economica. Jobs Act serviva fondamentalmente a dire questo. La crescita è condizione necessaria ma non sufficiente per creare posti di lavoro. Ci vuole la crescita e poi ci vuole un mercato del lavoro fluido che funzioni bene e che sia in grado di girare a pieno ritmo quando la crescita a pieno ritmo tornerà. Questo è stato fatto con il Jobs Act, ma in ogni caso condizione necessaria ma non sufficiente. Senza crescita economica non vi sarà ripresa occupazionale. E il Jobs Act finora il suo lavoro l'ha fatto, perché guardando i dati, un'altra cosa assieme alla poca educazione finanziaria che in questo paese siamo poco abituati a fare, guardiamo i dati del 2015, che è il primo anno, diciamo, in cui vi è l'applicazione piena del Jobs Act insieme alla decontribuzione, e i cui numeri sono stati resi noti da poco, quindi diciamo non è molto che possiamo fare un bilancio del 2015 da un punto di vista occupazionale, numeri alla mano. Credo il primo marzo, se non ricordo male, l'Istat ha rilasciato i dati ufficiali. Cosa ci dicono quei dati? Che innanzitutto il primo obiettivo del Jobs Act è raggiunto, vale a dire ci sono meno contratti a tempo determinato e più contratti stabili. Io poi so che qui l'argomento è: ah, ma il nuovo contratto non è stabile perché si può licenziare quando si vuole, ma adesso, senza riaprire il dibattito sul Jobs Act, ma noi sappiamo che cosa ha fatto il Jobs Act. Il Jobs Act ha preso tutta quella marea di lavoratori che non avevano tutele, ferie, maternità, eccetera, e fondamentalmente gli ha dato una serie di coperture che prima non avevano. Pensate ai lavoratori che lavoravano e lavorano nelle imprese sotto i 15 dipendenti, per loro non c'era nessuna tutela. Quando perdevi il lavoro, perché il lavoro si perde quando l'azienda non funziona più, poi è chiaro che si può tenere il respiratore attaccato con la cassa integrazione straordinaria facendo finta che l'ammalato è vivo, ma quando l'ammalato muore è inutile che tieni acceso il respiratore. Quando non c'è più un posto di lavoro, prima chi lavorava nelle aziende sotto i 15 dipendenti, che come sapete sono il 96% del nostro tessuto industriale, non aveva niente. Non aveva tutele, non aveva nulla. Jobs Act prende questa massa di lavoratori e gli dà una serie di tutele. Parallelamente il rapporto di lavoro si può rescindere, ma con certezza, dalla parte della domanda e dell'offerta di lavoro. Mentre prima, quando il rapporto si rompeva, non è che, perché anche qui, ripeto, forse è una discussione un po' fuori tempo massimo, ma in realtà siccome poi a livello sul campo, a me non piace l'idea di base, cioè gli amministratori locali sono sul campo, sono in trincea, non è che c'è una base e poi c'è un'altezza, voi siete in trincea e quindi in trincea spesso i discorsi ritornano e quindi il problema sta esattamente qui, nel senso il Jobs Act, cioè non è che prima del Jobs Act i rapporti di lavoro non si rompevano,
succedeva, se guardate le statistiche di quanti ricorrevano all'articolo 18 e di quanti venivano reintegrati dall'articolo 18, parliamo di pochissime unità di lavoratori. Quello che succedeva è che si instaurava un conflitto che era costoso per tutti e due, per il datore di lavoro e per il lavoratore. Ora questo conflitto non c'è più, o perlomeno viene risolto con regole certe. Se il rapporto di lavoro si interrompe, io datore di lavoro assumo Marco Lombardo, so già esattamente quanto mi costerà, e non costerà poco, perché avete visto tutti gli oneri che sono in capo all'impresa, qualora il rapporto di lavoro dovesse finire, quanto mi costerà eventualmente rescindere questo rapporto, e Marco Lombardo sa benissimo qual è il legame che lo lega a quell'impresa, perché guardate, Silvia, anche se non so se sono già effettive le dimissioni dal nostro dipartimento, sì. Però insomma Silvia è una valente professore ordinario, lo è tuttora nello spirito, si è dimessa ma lo è tuttora, ce ne sono tanti in sala eccetera, sapete bene che il mercato, lo spirito con cui i ragazzi oggi si approcciano al mercato del lavoro non è mica più quello di 20-25 anni fa. Andate a dire a un ventenne, un 25enne adesso, tu entri in un'impresa e ci stai tutta la vita, ti sputa nell'occhio destro. Poi è chiaro che se siamo affezionati all'idea, come dire, di un mercato di lavoro tipo anni 70, la struttura produttiva di quel periodo, se lo voglio dire ai miei genitori, mio padre è in pensione da tanto tempo, gli prende ancora un colpo, perché il mito del posto fisso, eccetera, ma confrontiamoci con la realtà. Andatelo a chiedere a un ragazzo di 20, 25, ma anche di 30 anni, facciamola questa prova, facciamola, magari abbiamo noi un punto di vista, come dire, distorto. Andiamo a chiedere se un ragazzo non vuole tenersi le mani libere nel cambiare esperienza, nell'accumulare esperienza, nell'andare all'estero. Quando ho fatto l'Erasmus io, nel 98, sembrava uno che era andato in guerra. Adesso l'altro giorno un mio studente dice: avevo un mese libero, ho fatto uno stage in Colombia, così per riempire il tempo tra un'estate e l'altra. È vero che non tutti hanno quelle possibilità, è vero che non tutti i laureati, cioè i laureati dell'Università di Bologna soprattutto, non sono rappresentativi dei giovani italiani, ma voglio dire, prendiamo anche atto che è cambiato un modo di approcciarsi al mercato del lavoro, è cambiato il funzionamento del mercato del lavoro. Quindi il Jobs Act serviva fondamentalmente a questo, guardate, ristrutturiamo il nostro mercato del lavoro rendendolo più fluido, sapendo esattamente quali sono i costi e quali sono i benefici quando nasce un rapporto di lavoro. Prendiamo atto che il rapporto di lavoro può finire, così come possono finire tutti i rapporti, da quelli sentimentali a quelli di altro tipo. Cerchiamo solo di regolarli dando più tutele al lato debole. E ripeto, la nostra impostazione è che il lato debole del rapporto lavoratore-datore, che è certamente il lavoratore, prima del Jobs Act avesse un sacco di tutele in meno. Ripeto, dalle ferie alla maternità, alla malattia e al fatto che gran parte dei nostri lavoratori l'articolo 18 non ce l'avevano neanche prima. Quindi questo rende più fluido il mercato, non è finito il Jobs Act, perché l'altra parte del Jobs Act è assicurarci che quando uno perde il lavoro, non succeda quello che è successo finora, in cui non so cosa ne pensate voi, ma io ritengo il sistema della formazione professionale uno degli scandali più grandi del nostro sistema di spesa pubblica, perché era un sistema, era in parte ancora, in cui i soldi di derivazione soprattutto europeo, sapete, il Fondo Sociale Europeo, non è che servono a massimizzare l'impatto sui disoccupati. Cioè, devo assicurarmi che quei soldi servano a insegnare un lavoro nuovo a chi lo perde. Un metalmeccanico espulso dal processo produttivo perché adesso quel tipo di settore industriale, in un mondo che è cambiato, che non produce più le stesse cose di prima, che non le produce più nei luoghi di prima, gli devo insegnare a fare l'operatore del fotovoltaico, devo insegnare un altro tipo di mestiere. I soldi non venivano e non vengono dati così, i soldi venivano dati e in parte vengono dati creando, ognuno si creava la sua ente di formazione professionale a seconda spesso anche del colore politico e quindi ci si spartiva i soldi del Fondo Sociale Europeo. Questo non sempre ha delle derivazioni penali, a volte ne ha, spesso fanno delle retate in cui arrestano diciamo operatori nel settore formazione professionale, ma anche quando tutto avviene nella perfetta legittimità, ecco, io dubito che quello sia stato un modo efficiente di spendere i soldi, chiunque ha un minimo di esperienza nel settore lo sa. E allora l'altra parte del Jobs Act significa quello,
Noi abbiamo creato l'ANPAL, che è l'Agenzia Nazionale per le Politiche del Lavoro, a livello nazionale, perché sapete che sul referendum costituzionale di ottobre si parlerà, immagino, sempre del Senato. In realtà in quella riforma c'è un sacco d'altra roba, dall'abolizione del CNEL, delle province e la ridefinizione di quello che fa lo Stato e quello che fanno le regioni, perché diciamocela tutta, anche lì, parlando del passato, la riforma del 2001, che venne venduta come una grande riforma, ha creato, non mi ricordo quante decine di migliaia di conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni, insomma non fu probabilmente una grandissima riforma. Con la riforma di DL Boschi si dice: guardate, calma, facciamo chiarezza, ci sono alcune cose che fanno le regioni, altre un po' di più che fa lo Stato, tra cui le politiche del lavoro, non la formazione professionale che rimane alle regioni, e qui la possiamo pensare come la si vuole, ma le politiche del lavoro vengono accentrate allo Stato, appunto all'ANPAL, e comunque l'ANPAL avrà in materia di formazione professionale compiti di programmazione unitaria, quindi si dovrà costruire un nuovo sistema in cui i soldi vengono dati agli enti di formazione non per retribuire i vari gruppi, cioè non per darli ai formatori invece che a coloro che devono essere formati, ma sulla base dei record, dei risultati che quegli enti avranno nell'insegnare ai disoccupati un nuovo lavoro e quindi nelle tasse di ricollocamento dei disoccupati. Quindi questo è l'altro pezzo del Jobs Act, ci sono vari pezzi nel Jobs Act, avete visto l'altro ieri è entrato in vigore il decreto legislativo che abolisce la pratica disgustosa delle dimissioni in bianco per le donne, tutte cose di destra, no? Secondo qualcuno, che però questo qualcuno prima mica le ha fatte, Siamo dovuti arrivare noi di destra per vietare le dimissioni in bianco alle donne, eccetera. Insomma, questo è il Jobs Act, non voglio farla troppo lunga. Però il Jobs Act che cosa fa? Riesce nell'intento di far diminuire i contratti a tempo determinato e quindi di avere più contratti di questo tipo, ma se ci fossimo fermati qui sarebbe solo uno spostamento, diciamo, di lavoratori. Invece i dati ci dimostrano che ci sono circa 280.000 unità di nuovi posti di lavoro in più, quindi qualsiasi cosa si dicono, sono creati nuovi posti di lavoro rispetto allo scorso anno, lo vediamo anche guardando il tasso di disoccupazione che scende circa di un punto percentuale in un anno, per la prima volta dopo 7 anni. Anticipo la domanda: è abbastanza? Ma assolutamente no che non è abbastanza, cioè il fatto che sia l'occupazione aumenti, che la disoccupazione scende per la prima volta non è perché la gente smette di cercare lavoro. Perché un altro effetto statistico strano è che spesso la disoccupazione scende non perché più gente lavora, ma perché più gente smette di cercare lavoro perché è scoraggiata, non ha più speranza. Per la prima volta dal 2007, anzi in realtà questo effetto è per la prima volta dal 2000, quindi sono 16 anni che non accadeva, diminuiscono coloro che si sono stancati di cercare lavoro, quindi sono quelli che vengono, diciamo, scoraggiati, sono cosiddetti disoccupati scoraggiati. Quindi questi segnali incoraggianti sul mercato del lavoro non sono certamente abbastanza, ma perché, ritorno al punto di prima e chiudo prima di passare velocissimamente al debito, l'unica cosa che crea veramente posti di lavoro a un tasso sostenuto, sostenibile, efficiente è la crescita economica. E la crescita economica in questo paese è un argomento strano, perché se noi guardiamo, sono più o meno 20-22 anni che questo paese non cresce a un livello decente. E quando per 20-22 anni un paese non cresce, tutto è meno che un problema di domanda. Cioè c'è poca spesa pubblica. Poi abbiamo anche questo in questo paese, non il problema della spesa pubblica probabilmente, abbiamo un problema di domanda. Molti di noi pensano che il problema di domanda sia soprattutto perché la tassazione è troppo alta, perché gli investimenti sono troppo bassi. C'è un problema di domanda e infatti abbiamo provato ad affrontarlo, ma c'è soprattutto un problema di offerta. Se un paese non cresce per 2 decenni, voi sapete la statistica degli anni 2000, altro periodo in cui chi oggi ci critica ha avuto rilevanti responsabilità di governo, nel decennio dal 2000 al 2010 l'Italia è stato il paese che al mondo è cresciuto meno, a parte Haiti. Haiti ebbe il colera, il terremoto, la peste, ecco, dopo Haiti ci siamo noi, nel decennio del 2000, che siamo cresciuti dello 0,2%. Il problema viene anche da prima, viene da metà anni 90, quindi quando il problema è questo significa che c'è della sabbia nel motore della macchina Italia, c'è la sabbia nel motore della pubblica amministrazione, c'è la sabbia nel motore di come funziona il fisco, c'è la sabbia nel motore di scuole e università,
c'è la sabbia nel motore nella giustizia, civile e penale, c'è la sabbia nel motore nel mercato del lavoro e nel mercato dei capitali, perché le risorse non affluiscono nei posti migliori, ma affluiscono nei posti in cui devono affluire. Sono tutte aree, non ho più tempo di approfondire, su cui il governo prova a intervenire, con la delega Madia sulla riforma della pubblica amministrazione, con l'intervento sulla giustizia, con la delega fiscale per rendere il fisco più un ambiente sano, non un ambiente da psicanalista come spesso accade adesso, sugli enti locali, e forse dopo ne parliamo, sul mercato dei capitali, l'intervento sulle banche popolari, adesso sulle BCC, l'investment compact dell'anno scorso, che vuol dire guardate che non c'è solo le banche come sistema per far affluire il risparmio dai risparmiatori agli investitori, tutti questioni su cui forse ci vorrebbe un'iniziativa per ciascuno di essi, ma su cui è giusto parlare. Questi, accennare perlomeno, rispondono alla domanda, guarda che se non cresci da 20 anni non è questione, è anche questione di rimettere i soldi in tasca alla gente, perché comunque veniamo da 6 anni di profondo impatto sui redditi degli italiani, da 6 e anche un po' di più. Quindi c'è anche un problema di domanda, però c'è innanzitutto un problema che il paese, ripeto, l'immagine del bastone fra le ruote, della sabbia del motore, forse ci rende, non gira a pieni motori i cilindri. E quindi c'è quel tipo di intervento, ma poi c'è un intervento anche di domanda, perché l'Italia cresce meno anche in virtù di una fortissima botta presa sui redditi degli italiani negli ultimi anni, con la grande crisi, ma anche da un po' prima, e quindi abbiamo comunque necessità di rimettere benzina sul fuoco, di rimettere soldi in tasca alle persone. Come l'abbiamo fatto? Lo sapete, la domanda è fatta fondamentalmente di 4 componenti, i consumi, gli investimenti, la spesa pubblica e le esportazioni. La spesa pubblica non era il caso di... abbiamo più provato a riqualificarla e iniziando un'attività di spending review, iniziando perché non ci dimentichiamo, se ne dicono tante. Voi prendete i consumi intermedi della pubblica amministrazione, nel 2014 erano 134 miliardi, nel 2015 sono 129 miliardi. Sono stati tagliati 5 miliardi di consumi intermedi, le forniture della pubblica amministrazione. Gli enti locali hanno fatto un grosso sforzo, Silvia vi dirà che ve l'hanno fatto più degli dell'Isole Statale, e credo che abbia ragione, credo che abbia ragione. Professore, anche se su quello, ripeto, dopo appunto, dopo ne parliamo. Il succo è, non è proprio la spesa pubblica il punto su cui spingere per rifar partire la domanda. Le altre 3 componenti, sì. Consumi, investimenti soprattutto ed esportazioni. Sulle esportazioni, guardate, lasciamo stare, c'è il clima internazionale, quello che fa la Banca Centrale Europea, il deprezzamento, e per la prima volta, se guardate i dati, non sono quelle a tirare. A tirare sono consumi e investimenti per la prima volta. Cioè questa piccola fiammata del PIL, perché se guardate il dato del 2015, 0,8, 0,7, 0,6, 3 giorni lavorativi, non so quanto appassioni questo dibattito, siamo cresciuti di un po' meno dell'1%, abbastanza, ci mancherebbe altro che fosse abbastanza, però questa fiammata del PIL per la prima volta non arriva dalle esportazioni, non arriva dalla spesa pubblica per ovvie ragioni, che anzi appunto deve fare un passo indietro, arriva da consumi e investimenti, che sono le due variabili che erano ferme da un sacco di tempo. I consumi ripartono dallo 0,9%, potete, non voi sicuramente, ma qualcuno può prendere in giro finché vuole la misura degli 80 euro, ma evidentemente aver messo 10 miliardi di euro in tasca a 10 milioni di italiani che guadagnavano dagli 8.000 ai 26.000 euro all'anno, qualcosa l'ha servito. Dice, ah, ma quelli sotto gli 8.000, si dava dai 6.000 ai 26.000, ti dicevano, ah, ma quelli sotto i 6.000, se passavi da zero, insomma qualche modo per criticare c'è sempre, però aver rimesso 10 miliardi di euro stabilmente in tasca agli italiani a reddito medio, medio-basso, qualcosa è servito. E gli investimenti, finisco subito, che è la parte cruciale, guardate. Perché... Quella è spesa pubblica. Sì, spesa pubblica perché quando nel 2018 rifaremo l'IRPEF, con l'aiuto di Silvia, contabilmente questo è un trasferimento perché si danno in tasca alla gente, in realtà sono, diciamo, minori tasse che si pagano, ma nel 2018 quando rifaremo l'IRPEF incorporeremo questo effetto in minori aliquote o maggiori detrazioni, vedremo. Gli investimenti, che è la parte cruciale, guardate che gli investimenti non solo sono una componente di domanda, quando tu compri un macchinario, quando costruisci un impianto, quando allarghi una fabbrica, stai anche creando capitale
per costruire in futuro, quindi è anche un fattore di offerta, crei una capacità produttiva del lungo periodo. E gli investimenti erano il dramma di questo paese. Dal 2004 al 2014 gli investimenti dei comuni sono dimezzati, sono passati da 20 a 10 miliardi. E gli investimenti dei comuni non sono soltanto quelli che rendono le nostre città più belle, sono anche e soprattutto forse quelle che danno ossigeno all'attività edilizia, soprattutto quella di piccolo taglio, quelle che insomma fanno riavviare l'economia. Si erano dimezzati dal 2004 al 2014. Siamo intervenuti con intervento in due tempi sul patto di stabilità, di cui dopo parliamo, e i risultati sono venuti fuori il mese scorso. Nel 2015 per la prima volta non solo c'è un segno più sugli investimenti comunali, ma c'è un segno più a due cifre, più 15,3%, aumentano di 1,7 miliardi rispetto al 2014, e questo non tiene conto ancora della sostituzione del patto di stabilità fatto nel 2016, quindi ci aspettiamo almeno altrettanto. Questo sugli investimenti pubblici. Gli investimenti privati, che comunque aumentano nel 2015, investimenti fissi lordi aumentano dello 0,8% su base annua, e anche lì è la prima volta, abbastanza, non è abbastanza in un paese che viene da decenni in cui gli investimenti sono stati terremotati, però gli investimenti non solo sono quelli pubblici, che ripeto si fanno rivedere in questo paese, sono gli investimenti privati, la misura in legge di stabilità sul superammortamento l'avete vista, se un imprenditore compra un macchinario lo paga 100, per il fisco è come se l'avesse pagato 140, quindi ci paga meno tasse sopra in proporzione non piccola. E poi ci sono gli investimenti esteri, non devo venirvelo a dire a Bologna, che è una delle poche realtà nazionali dove continua un flusso forte di investimenti esteri che creano lavoro, eccetera. Ma insomma, adesso non so cosa ne pensiate voi, ma il fatto che Apple e Cisco, non propriamente l'impresa di scarpe e di calzini, Apple e Cisco investano centinaia di milioni di euro a Scampia, poi dici fa soltanto gli sviluppatori, quelli sono, insegnano a 600 giovani italiani, li fa diventare sviluppatori di app, non li fa diventare gelatai, con tutto il rispetto per i gelatai ovviamente, ma lo sviluppatore di app è una tecnologia, è una professionalità che guarda a quello che sarà il mondo nei prossimi 50 anni, gelato piace a tutti noi, ma non spetta più alle produzioni italiane probabilmente fare il gelato, sì che è fra i migliori del mondo, ovviamente vendere il gelato, diciamo, sono produzioni che man mano che il tempo passerà saranno meno appannaggio dei paesi sviluppati e più appannaggio dei paesi in via di sviluppo. Quindi gli investimenti sono di tre tipi, non sono solo pubblici, che anche quelli stanno risvegliando, sono privati e la misura del superammortamento speriamo dia risultati in fretta, e sono soprattutto esteri, ma di nuovo gli investimenti dall'estero si attraggono non se ti metti a piangere vieni a investire, gli investimenti esteri si attraggono se rendi il paese un posto più competitivo e attrattivo. Uno dei decreti della delega fiscale fa una cosa che se tu vai a raccontare a un americano dice beh ci hai messo 60 anni a farla, dice se tu vieni in Italia a fare un grosso investimento non finanziario, l'investimento che crea lavoro, che crea fabbriche, prima ci mettiamo d'accordo per 5 anni il regime fiscale è quello che concordiamo insieme, non concordiamo scegli tu e paghi quello che vuoi, cioè vediamo in che caratteristiche si inquadra il tuo investimento, questo è il piano da qui a 5 anni, queste le aliquote, queste le deduzioni, queste le detrazioni, io ti do la mia parola che questo piano per 5 anni non cambia. Dici ah ma questa è una novità, beh sì, questo paese è una novità che per 5 anni c'è una certezza di come sarà il piano fiscale e il funzionamento delle scadenze. Io spero che questo possa diventare la regola non solo per l'imprenditore straniero che investe in Italia, ma per la partita IVA di via Brocca Indosso a Bologna, che non è ancora così perché dobbiamo semplificare anche il sistema, però questo è un punto. Sul debito non dico nulla, dico solo che il problema del debito pubblico italiano risiede nel fatto che nel 1981 il rapporto debito-PIL di questo paese era il 60%, nel 1994 era il 121,8%. Questo è un paese in cui chi ha governato in quegli anni, in 13 anni, è riuscito a fare una cosa che non è mica facile, perché il rapporto debito-PIL è una frazione, e riuscire a raddoppiare quella frazione in anni in cui il PIL cresceva un sacco
quindi il denominatore saliva un sacco. Ma voi avete un'idea di quello che hanno fatto al numeratore di quella frazione in quegli anni? Il fatto che noi, i miei figli, che non ho, e i loro figli si trascineranno ancora, perché la verità è questa, qualsiasi cosa succede, questo è un paese che ha un debito pubblico superiore al 100% del PIL, se lo trascinerà ancora per molto tempo. Perché non dobbiamo pensare che quando si fanno porcate del genere nella dimensione pubblica te ne vieni fuori con la bacchetta magica. Chi ha fatto quegli errori negli anni 80, che non sono proprio quelli di cui si accennava prima, ma io ogni tanto vedo qualcuno di quegli anni in TV che ci dà lezioni su come ridurre il debito pubblico. Quando si fanno quegli errori, quando si fanno quegli errori in una nazione o in un comune, in qualsiasi entità pubblica, quando si sfasciano così i conti pubblici, ho visto che si parla di pensioni, quando nel 1973 maggioranza e opposizione all'unanimità votano un provvedimento che dice le donne con figli nella pubblica amministrazione possono andare in pensione dopo 14 anni di contributi e uno statale dopo 20, quando si fanno robe del genere non è che puoi far finta che non è esistito il problema, ci devi avere a che fare, provi a risolverlo, ma non puoi far finta che non sia accaduto. Allora il debito, secondo il documento di economia e finanza, per la prima volta nel 2016 comincia a scendere, certo da 134 a 133 o giù di lì, però ripeto, quando ti porti addosso un'eredità del genere, da chi l'ha fatto e da chi non ha fatto nulla per invertire, anche se dobbiamo ricordare, siamo a Bologna, che durante il primo governo Prodi il debito scese intorno al 106% del PIL, ma risalì subito dopo con i governi che ci sono stati successivamente di qualsiasi colore politico, chi non fa nulla, chi ha prodotto quel problema e in misura minore chi non ha fatto nulla per risolverlo prima, adesso dà lezioni. Però la verità è che quel problema, sebbene gradualmente ridotto, perché bisognerà accelerare sulle privatizzazioni, siamo partiti quest'anno, ENAP, Ferrovie dello Stato, si può dare un'ulteriore botta, ma quando si ha un elefante del genere, scordatevelo che in pochi anni si riesce a scrollarselo di dosso. Questo sarà purtroppo un problema che in misura sempre minore ci porteremo addosso ancora per molto tempo. Secondo il DEF del 2019 scenderemo sotto il 120% del PIL, ma se qualcuno vuole un debito PIL inferiore al 100%, primo ci dica per favore come fare senza sfasciare il paese, perché magari raddoppiare l'IRPEF sono buoni tutti, se volete facciamo quello, ma non credo sia il punto. Crediamo che il problema del debito vada affrontato in sede europea, questo magari una volta ne parleremo, però la cosa fondamentale è noi la nostra parte la facciamo, il debito per la prima volta dal 2007 comincia a scendere nel 2016, ma non ci dimentichiamo mai da dove arriva il problema. Non arriva dalla Merkel, non arriva dalla crisi di Wall Street, arriva da una classe dirigente che dall'81 al 94, questo deve essere scritto, lo metterei su tutti i municipi d'Italia, dall'81 al 94 è riuscita nella non facile impresa di raddoppiare il debito in rapporto al PIL in anni in cui il PIL cresceva in modo forte. Non ce lo dimentichiamo mai, non facciamo rimpianti, una classe dirigente responsabile, anche se non era nata quasi in quegli anni, si prende la responsabilità di affrontare il problema, per favore non ci fate lezioni, chi quel problema o l'ha creato o non ha fatto nulla per risolverlo.